prestigiosa, così importante, così responsabilizzante. Ecco, posso dire con un termine forse. Insomma, io quando l'ho saputo veramente sono rimasto pietrificato, perché non mi aspettavo, no, di essere premiato come operatore culturale. Poi mi hanno fatto vedere un po' tutto ciò in 50 anni che ho combinato. Beh, insomma, forse tutto sommato non ci sto male in mezzo a questi altri nomi altisonanti che l'hanno ricevuto prima di me. E li ringrazio, sono sinceramente commosso, perché poi mi dimentico che ho 66 anni, insomma, a una certa età, un riconoscimento così ti fa anche molto molto piacere, insomma, puoi esserne orgoglioso, puoi dire io c'ero, ecco, questo è. Massimo, tu hai conosciuto, hai avuto la fortuna di conoscere Luigi Tenco, ti è capitato? Io non l'ho conosciuto, l'ho visto da lontano, e guarda caso era un giorno in cui io andavo a fare un provino in via Asiago, e lui usciva dalla radio, e mi ricordo ancora come era vestito, aveva un giubbotto di renna beige addosso e un pantalone nero, e sono rimasto dall'altro lato della strada pietrificato, perché non mi aspettavo di incontrarlo, e non mi sono neanche azzardato a andargli vicino, a salutarlo, perché come era lui così severo, almeno poi magari chi lo conosce, chi l'ha conosciuto, sicuramente era una persona anche molto, no, gioiosa, credo, non lo so, io so solo che questa sua severità mi ha frenato dall'andarlo a salutare e dire fammi un autografo, insomma, oggi si fanno i selfie. Sono rimasto lì dall'altra della strada, lui si è guardato in giro così e se n'è andato, e l'ho seguito finché non è sparito all'orizzonte di questa strada. Io sono entrato in radio ancora frastornato dalla visione di tempo. Tutto qua. Qual è la sua canzone che preferisci, che ti piace più cantare? Ma io ho cantato per tanto tempo Lontano Lontano, poi ho cantato per tanto tempo Se Stasera Sono Qui, poi ho cantato per tanto tempo anche Vedrai Vedrai nel mio spettacolo, eh. E la canzone, quella che più mi colpisce, è quella che poi forse lo rappresentava di più, forse non lo so, lo rappresentava di più, che un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Insomma, se uno pensa in questi testi devastanti, laceranti, sono stati scritti da un ragazzo di 18-20 anni, non è che ne avesse 40, no? Insomma, un ragazzo che scrive una roba del genere ti fa pensare, perché all'epoca, sai, non ci pensi, perché non hai mai che vuoi poi immaginare, insomma, che Luigi da un giorno all'altro non c'è più, per cui scende solo la profondità di questo ragazzo, questo gigante, questo immenso, immenso cantautore. Forse è quella che mi tocca di più, un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, la vita se ne va. Forse è questa, ma se le canto è perché tutte mi danno la stessa emozione, però questa in particolar modo mi tocca molto, proprio perché a 20 anni o quanti ne aveva ha scritto un giorno dopo l'altro la vita se ne va.